Arriva la guerra e con lei la fine di quei giorni così felici e così pieni. Una volta diventata vedova, la sua bellezza diventa il suo incubo. Non c'è un uomo che non la desideri, anche in maniera volgare, prepotente. Per questo Berenice fortifica dentro di sé l'insofferenza e il desiderio di trasgressione. Non vuole più appartenere a nessun uomo. Vuole essere lei a scegliere, guidare la passione, il desiderio, il piacere. Per molti diventa simbolo di scandalo. Diventa l'amante del proprio fratello Agrippa, secondo re di Giudea. Con lui non divide solo niente, la passione, la trasgressione, ma gli è anche consigliera, amico, convivente.